Panettex, insomma tutto quell'universo di fumetti che i ragazzi della mia generazione, sono del 64, potevano cibarsi. La verità è che da un po' di tempo a questa parte le storie non sono più storie di fantasia. Io ricordo una storia di Paperone e la sabbia della clessidra dell'oasi di Bamba Oissa, che era una storia di pura fantasia. Oggi invece sono molto più calate nella realtà, se sia bene o male non lo so. Certo che c'è la possibilità di una doppia lettura e quindi si va insieme ai propri figli e ognuno poi prende quello che vuole dal messaggio del film, e quindi c'è un momento di coesione, ecco. Secondo me la cosa veramente bella del film è che sa essere un film veramente a 360 gradi, parla di tutti gli argomenti, anche essendo molto nel mondo dei social, anche il fatto secondo me di questi schermi che ti ipnotizzano riprende moltissimo tutto il fattore che viviamo sempre, io lo ammetto anch'io, con il telefono fisso in mano che appena ti arriva la notifica sei portato a guardarlo, che non ce la fai a distogliere lo sguardo, che ogni momento sei sempre lì che vuoi vederlo e vieni proprio ipnotizzato da questa cosa. Quindi secondo me anche tutto il fatto dell'ipnotizza schermi può riprendere anche un po' tutto il fattore social, che sono una cosa bellissima, che però dall'altro lato comunque ti rincoglionisci un po' su questa cosa. E adoro il fattore famiglia, io poi, noi siamo tre fratelli a casa, quindi rivedo moltissimo tutta la situazione, i genitori che lavorano, che comunque bisogna occuparsi bene dei figli e tutto quanto, proprio tutta la fase adolescenziale, riprende veramente il fattore squadra. Io forse perché vengo dal mondo dello sport, cioè sono un atleta, quindi per me ogni piccolo gruppo di persone diventa più una squadra che altro, e lì riescono a collaborare, finisce bene perché solo quando riescono a collaborare bene come squadra riescono a capire che possono vincere in qualche modo, e anche iniziato come squadra è andata bene. Quindi secondo me la cosa bella è questa, che può vedere un adulto, può vedere un bambino, e alla fine ognuno riesce a leggere, diciamo, un lato positivo da questo.